Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre domenica 5 settembre 2010. Titolo del video: Hawking, Dio, Universo. E come premessa, io vorrei ricordare a tutti voi che il 3 agosto 2010, un mesetto fa, avevo girato il video intitolato L'universo infinito e due, proprio così, vedete? E l'universo infinito e due, l'universo infinito e due, il 3 agosto 2010, perché proprio il 3 agosto 2010 i giornali italiani, nella fattispecie giuridica concreta, il quotidiano La Repubblica del 3 agosto 2010, aveva dato notizia di quanto sostenuto proprio in quei giorni dall'astronomo, dal grande astronomo di Taiwan, Wen Yishu. Lo vedete, cari amici? Wen Yishu. Voi andate a digitare su Google il nome di questo astronomo. Vedete, è scritto bene, si capisce bene, Wen Yishu. È un grande astronomo di Taiwan, è docente a una grande università. Digitate su Google, cari amici. Questo grande astronomo, con tutti i suoi strumenti, non come Giordano Bruno che gli strumenti non ce li aveva, questo grande astronomo con tutti i suoi strumenti astrofisici aveva detto, chiaro e tondo, dice: è l'universo infinito, punto e basta. Questo, andate a digitare, poi non dite che non le sapete le cose, eh. Lo vedete bello chiaro, Wen Yishu, e io su Wen Yishu ho fatto il video L'universo infinito è due, l'universo infinito è due, perché avevo fatto prima un altro video intitolato solo L'universo infinito, poi ne ho fatto un secondo intitolato L'universo infinito è due. E parlavo di questo signore qua, il quale, dotato di tutti, di tutte le sue attrezzature astronomiche, astrofisiche, non come Giordano Bruno che non ce l'aveva, e lui con tutte le attrezzature astrofisiche, eccolo qua, dopo non dite che non le sapete le cose, andate a digitare su, dice: l'universo è infinito, punto e basta, punto e basta. E allora succede che adesso parliamo invece di Hawking, va bene, il nostro grande Hawking, capito? E, che è la gioia, dei giovani, una grande gioia dei giovani, Hawking, come tanti altri scienziati contemporanei. Per però esaminare quello che è successo con il nostro Hawking, di cui ha dato notizia, l'ho ritagliato, il Corriere della Sera del 3 settembre 2010, pagina 29. Adesso tutto quello che dirò sul caso si rifà a questo articolo. È stato scritto da Dario Fertilio, un articolo che è una sorta di antologia dei vari interventi che ci sono stati sull'uscita dell'ultimo libro di Hawking, va bene, di Stephen Hawking, intitolato Il Grande Disegno. Il Grande Disegno. Poi ovviamente sono arrivate anche tante sollecitazioni da parte di tanti amici, che io qua alcune le ho raccolte. Quindi adesso che ho in mano questa antologia complessa, parliamo un po', torniamo sulla questione di Dio e dell'universo. Però mi raccomando, cari ragazzi, non prendiamo le scorciatoie. Andate a digitare su Google il nome di Wen Yishu, di cui ha parlato il quotidiano La Repubblica il 3 agosto 2010 e nei cui confronti io ho girato il video intitolato L'universo infinito e due. Cari, mi raccomando, mi raccomando, perché tanti mi scrivono, tanti mi scrivono seduti su una grande cattedra e mi dicono: ma taci tu,
Ma taci tu, qua bisogna parlare a livello scientifico, taci tu Serafino Massoni, non sei mica un astrofisico tu Serafino Massoni, taci, e mi guardano dall'alto in basso. E allora io gli ricordo che è da quando sono su questo canale, sono poco più di 3 anni che faccio lo stesso discorso sull'universo infinito. Andate a vedere i miei primissimi video intitolati, per esempio, L'universo all'anagrafe. L'universo all'anagrafe. L'universo all'anagrafe. Intendendo io dire in quel lontanissimo video che noi abbiamo la pretesa di portare l'universo all'anagrafe, cioè di stabilire quando è nato e poi magari anche quando morirà. Ragazzi, non prendete la scorciatoia, andate a informarvi su Google chi è Wun Yi Xu. Mi raccomando, è che non mi si facciano commenti dall'alto. Tante volte, siccome io ho citato tante volte il povero Giordano Bruno, gli hanno cercato di chiudere la bocca. E dice: ma mica ce li aveva Giordano Bruno e i cosi, come si chiamano lì? Gli strumenti attuali dell'astrofisica, un poverino che può lasciare perdere i filosofi, lascia perdere i filosofi. E vabbè, ma allora come la mettiamo con Giordano Bruno che ha anticipato questo qua, questo astrofisico contemporaneo, è vivente, questo astrofisico vivente ha detto che l'universo è infinito. E Giordano Bruno diceva proprio così, l'universo è infinito, quindi non è stato mai creato, non è stato mai generato, non morirà mai. È infinito, è increato, capito? Adesso arriviamo al nostro caro grande, grande Stephen Hawking. Vediamo qua l'antologia, cioè l'articolo, l'articolo ben fatto, Corriere della Sera, venerdì 3 settembre 2010. Leggiamo un po' e poi si continua poi. Dunque, vediamo qual è la notizia. In un suo libro precedente, Breve storia del tempo, pubblicato in Italia dalla Bura Rizzoli, Stephen Hawking aveva lasciato una porta socchiusa ai creazionisti, sostenendo che la presenza di Dio non sarebbe incompatibile in sé con un approccio scientifico all'universo. Cioè, in un suo libro precedente di una ventina d'anni fa, non ricordo, intitolato Breve storia del tempo, Stephen Hawking avrebbe detto che la presenza di Dio non è incompatibile con un approccio scientifico all'universo. Ok? Adesso fa il nostro grande Stephen Hawking, grande per tantissimi motivi, adesso fa una leggera inversione nel suo cammino. Ma questa volta no. Nel suo libro che sta us per uscire, che è uscito adesso, Il grande disegno, giunge alla apodittica conclusione che l'intervento di una mano creatrice sarebbe decisamente da escludere. Guardate che io sto leggendo questo articolo antologia. Chiaro? Quindi semmai le critiche se. Le critiche le faremo semmai al giornalista Dario Fertilio, Corriere della Sera di venerdì 3 settembre 2010, ma non credo che ci siano critiche da fare, va bene? D'accordo? Allora, il giornalista Dario Fertilio dice che nella sua opera precedente, Breve storia del tempo, Stephen Hawking aveva detto che l'idea che ci sia un Dio non sarebbe incompatibile con la scienza. Allora, ora, oggi, nel suo no, nuovo libro, Il grande disegno, dice no, 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 non c'è. L'intervento di una mano creatrice sarebbe decisamente da escludere. Più precisamente, alla domanda che Hawking si pone da sé, l'universo ha avuto bisogno di un creatore? La risposta è chiara e incontrovertibile: no. E perché no?
Perché c'è una legge che si chiama gravità e l'universo può e continuerà a crearsi da sé dal niente. Allora, io non so se si è espresso in questa maniera Hawking, o se questo o se il giornalista che riassume così, cioè perché non c'è bisogno di un creatore? E Hawking avrebbe risposto: perché c'è una legge che si chiama gravità e l'universo può e continuerà a crearsi da sé dal niente. No, Serafino Massoni non crede che l'universo si sia, sulla base della legge della gravità, si sia creato da niente. Serafino Massoni dice che l'universo c'è sempre stato. Lo so che la questione è incompatibile con le nostre capacità mentali, ma è l'unica compatibile con un minimo di logica. Non è che a un certo punto l'universo ha cominciato a crearsi, l'universo c'è sempre stato. E anche per noi, anche se per noi ciò è difficile da capire, però non c'è altra soluzione. L'universo c'è sempre stato e sempre ci sarà. Allora, cerchiamo di ragionare di nuovo. In questo pregevole articolo si dice che mentre in un suo libro precedente di tanto tempo fa, intitolato Breve storia del tempo, Stephen Hawking aveva detto che l'esistenza di Dio non è incompatibile con la scienza, invece ora con questo suo nuovo libro, Il Grande Disegno, dice no, l'universo non ha bisogno di Dio. Non esiste, non esiste. Eccolo qua, le frasi sono. La risposta è no. Allora, l'universo ha avuto bisogno di un creatore? Domanda? La risposta è chiara e incontrovertibile, no. E perché no? Perché c'è una legge che si chiama gravità e l'universo non può, e l'universo può e continuerà, può. Può, no, può, no, può. Gli uomini possono. L'universo non si basa solo. Allora, l'universo può e continuerà a crearsi da sé, dal niente? No, e l'universo non si è creato da niente. L'universo c'è sempre stato, è diverso. E lo so. Vabbè. Beh, tanto qua notiamo comunque già che il grande scienziato Stephen Hawking è già nel giro di alcuni decenni ha cambiato prospettiva. In un primo momento, nella sua opera La breve storia del tempo, diceva che la presenza di Dio non sarebbe incompatibile con un approccio scientifico all'universo. Oggi, settembre 2010, nel suo nuovo libro, Il Grande Disegno, dice no, no, non c'è bisogno di Dio, l'universo non ha bisogno di Dio. L'universo può e continuerà a crearsi da sé. Dal niente, poi c'è scritto. No, 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 l'universo c'è sempre stato. Punto e basta. Che piaccia o non piaccia, è così. In fin di conti. Voi, senza dover prendere la scorciatoia, andate, vi faccio tornare sempre qua. Grande astrofisico vivente. Grande astrofisico vivente. Serafino Massoni ci ha fatto sopra il video L'universo infinito è due. Andate a digitare Wun Yi Shu. È l'universo infinito. Se è infinito, è infinito, è infinito, è infinito e basta. È infinito nel tempo e nello spazio. Lo so, sono cose che vanno al di là della nostra mente, ma bisogna accettarle. E se no ci dovete mettere dentro Dio. Ma poi vedremo cosa dice Dio, metterci Dio. Non è risolvere il problema, è soltanto spostarlo il problema, capito? Spostarlo un pochettino più là. Andiamo avanti. Vediamo gli interventi perché il giornalista per fare questo articolo antologia ha intervistato, diciamo, le voci della cultura italiana. Dunque, il filosofo della scienza Giulio Giorello sminuisce le ultime novità
di Stephen Hawking, di Stephen Hawking, e dicendo, Giulio Ciorello, l'ipotesi di una creazione senza creatore la si può ritrovare persino tra le pieghe della filosofia indiana. Per esempio, vedete, Giulio Ciorello, invece di battere le mani nei confronti di Stephen Hawking, cioè voglio farvi capire le dinamiche psicologiche che avvengono dentro il grande mondo scientifico e accademico, capito? Le dinamiche psicologiche, così, così dialoghiamo meglio. Allora, il filosofo della scienza Giulio Ciorello dice che l'ipotesi di una creazione senza creatore, quella appena avanzata da Stephen Hawking, l'ipotesi di una creazione senza creatore la si può ritrovare persino tra le pieghe della filosofia indiana. Chiaro? Chiaro? Cioè, Giulio Ciorello non dice bravo, bravo, no, ma no, dice quello che ha detto Stephen Hawking, dice lo possiamo ritrovare tra le pieghe della filosofia indiana. Poi, più netto e quasi sprezzante verso Hawking, un altro filosofo, Massimo Cacciari, il quale Massimo Cacciari dice nei confronti di Stephen Hawking: nulla è più assurdo e antiscientifico di pretendere che un linguaggio specialistico fornisca risposte universali. È una contraddizione logica, quella di Hawking, che ha qualcosa di comico. E non va nemmeno presa in considerazione. Vedete, Hawking, che è un'aquila, si deve prendere pure le offese da Massimo Cacciari. E quindi io, Serafino Massoni, che non sono quell'aquila che è Stephen Hawking, posso prendermele anch'io le mie critiche, no? Qua Massimo Cacciari dice che quello che ha affermato Stephen Hawking è addirittura comico. Sapete, voi lo capite qual è vero il significato educativo di questo video, vero? Di questo video. Perché tanti mi dicono: taci tu, Serafino Massoni, mica sei l'astrofisico. E qua Massimo Cacciari fa nei confronti di questo grande astrofisico che è Stephen Hawking, fa le stesse cose che fanno tanti nei miei confronti. Qua abbiamo Stephen Hawking che viene trattato da Massimo Cacciari come se fosse un clown, è una contraddizione logica quella di Hawking, che ha qualcosa di comico, capito? Questo grande astrofisico è come se facesse ridere i polli, ha qualcosa di comico e non va nemmeno presa in, non va nemmeno presa in considerazione, è come se parlasse un matto. Ma voi lo capite qual è il significato di fatto di questo video? Cominciate a capire, vero, cari amici? Vero, va al di là del titolo Hawking, Dio, Universo, insegna quello che avviene nell'universo accademico e scientifico. Poi il biologo evoluzionista, qui evoluzionista, Telmo Pievani dice: sulla teoria fisica delle stringhe, invocata da Hawking, non c'è affatto consenso, ma quante volte tanti giovani mi hanno parlato nei loro commenti della teoria delle stringhe, come se io non conoscessi la teoria delle stringhe, che per la verità non è che non mi è mai piaciuta tanto, sapete, la teoria delle stringhe, poi non mi fa né caldo né freddo, però vedete questo qua, questo teologo evoluzionista, no, biologo evoluzionista, Telmo Pievani, siccome Stephen Hawking è, mi pare, l'inventore o il sostenitore della teoria delle stringhe, che cosa dice? Invece di dire: ah, bravo, bravo, è Stephen Hawking che ha scritto il grande disegno e dice che non c'è bisogno di Dio, non c'è bisogno di Dio, no? Che dice? Lo critica, gli dice: sulla teoria fisica delle stringhe invocata da Hawking non c'è affatto consenso. Non ci ha fatto consenso. Ma se invece parliamo di evoluzionismo,
Certo, il processo della vita non sembra procedere secondo un progetto, ma da qui a dimostrare che una entità sovrannaturale non esista, ce ne corre! Ce ne corre! Come vedete, tutte pacche sulla schiena che si prendono. Che uno dica che l'universo non ha bisogno di Dio, o che dica che l'universo ha bisogno di Dio, sempre pacche sulla schiena è destinato a prendere, capito? Ecco il significato didattico di questo video, cari amici. Sapeste come vi apre gli occhi questo video, cari amici? Mi raccomando, non scappate via, capito? Andate su Google e memorizzate questo nobile cognome qua, nome, cognome, Wun Yishu, un astrofisico vivente. Che ha appena detto un mese fa che l'universo è infinito, punto e basta, punto e basta. Vabbè. A chi piace così e a chi non piace è così lo stesso, a meno che non si tiri fuori Dio, poi ne parliamo. Poi interviene ovviamente anche il grande filosofo cattolico Giovanni Reale, grande, grande filosofo Giovanni Reale. Ovviamente anche Giovanni Reale si mette a ridere di coso qua di Stephen Hawking, anche Giovanni Reale, filosofo cattolico. Vedete, cari amici, un grande astrofisico? Massimo Cacciari gli dice che fa ridere. Gli fa ridere. Dice, non va nemmeno preso in considerazione quello che dice, hai capito? Gli dà del matto Massimo Cacciari a Stephen Hawking. Ed è un grande Massimo Cacciari, è un grande filosofo, non c'è niente da dire. È stato sindaco di Venezia, è stato, non mi ricordo bene. E un grande filosofo, non c'è niente da dire. Eppure, cosa dice Massimo Cacciari di Stephen Hawking? Ha qualcosa di comico, e non va nemmeno preso in considerazione. Capito? Capito? E tutti in fondo, finiamo l'antologia. Io, Giovanni Reale, rispondo così a Stephen Hawking. Vediamo cosa gli dice Giovanni Reale. A me piace pensare che gli altri universi possano essere stati o creati per ospitarci tutti quando verrà il giorno della resurrezione. E perché no? Potrebbero essere quelli i luoghi che ci sono stati riservati in un nuovo Eden. E vabbè, ognuno dice la propria, cari amici, ognuno dice la propria. E vi ho fatto una carrellata di come, ma ovviamente è una carrellata fatta lì per lì, perché questo giornalista ha dovuto brevemente, quasi in tempo reale, ha dovuto sentire, testare un po' il polso, come si dice, all'Accademia, e poi scrivere l'articolo. Però vedete bene che il filosofo della scienza Giulio Giorello svilisce subito l'opera recente, il libro recente di Stephen Hawking, dicendo: l'ipotesi di una creazione senza creatore la si può ritrovare persino tra le pieghe della filosofia indiana, cioè come dire che non è scritto niente del nuovo Stephen Hawking. Massimo Cacciari sembra quasi che lo tratti come un clown. Il biologo evoluzionista Telmo Pievani dice che non si può dire che Dio non esista, non si può dire. E il più tenero, tutto sommato, è il filosofo cattolico Giovanni Reale, che è buono davvero d'animo, lo conosco Giovanni Reale, e dice appunto che parla degli altri universi come dei luoghi in cui magari andremo a abitare dopo morti. Nel frattempo mi sono arrivate anche delle sollecitazioni da parte di alcuni amici. Tante, cari, io mi scuso, ma ho conservato soltanto la sollecitazione di Gregory House, Gregory House, che mi ricorda che Pier Giorgio Di Freddi, in una sua opera, ha scritto che l'universo abbia avuto una origine. Che l'universo abbia avuto un'origine è però più una verità di fede che una deduzione necessaria, perché
dei dati sperimentali. E il fatto non è per nulla accertato da tutti i cosmologi, benché esso rappresenti in qualche modo l'ortodossia scientifica. E qua Pier Giorgio Di Freddi è pienamente in sintonia con il mio pensiero, perché dice che il fatto che si dica che l'universo abbia avuto un'origine rappresenta l'ortodossia scientifica, ma non è per niente supportato da alcuna prova. Sì, dicono tutti che l'universo ha avuto origine, ma anche Carlo Rubbia, il premio Nobel Carlo Rubbia, io ho fatto lo specifico video intitolato Carlo Rubbia e Giordano Bruno, anche che ha parlato anche della parola della creazione, anche di creato, che l'universo abbia avuto una origine, un inizio, è più una verità di fede che una deduzione necessaria. E l'universo è infinito, come diceva Giordano Bruno, e come un mese fa ha detto a tutto il mondo questo signore, è un astrofisico di Taiwan, Wun Yi Shu. Capito, cari amici? Guardate che io vi tengo legati al vostro dovere, capito? Non potete scappare via con me, capito? Non potete scappare via. E questo Pier Giorgio Di Freddi, la pensa come me, ha avuto origine il mondo. Ha avuto origine, il mondo quando era bambino, di Carlo Rubbia. Dice che Carlo Rubbia ha fotografato il mondo quando era bambino. Ci ho fatto un video. E poi c'è Uni Deanet, anche lui mi manda qualche che strano, si vede che c'è tutti matti per Pier Giorgio Di Freddi. Allora, l'inghippo, dice Pier Giorgio Di Freddi, l'inghippo sta ovviamente nel fatto che nel momento in cui si accetta l'esistenza di qualcosa di esistente, ma non creato, non si vede perché non si potrebbe pensare che questo qualcosa sia già l'universo. È l'universo infinito. E c'è e basta. Va bene, però siccome è inquietante questa ipotesi di universo infinito, che non è mai nato, non morirà mai, che è tutti i tempi e tutti i luoghi, poi metteteci dentro tutti gli universi paralleli, tutto quello che vi pare voi, tutto quello che volete, però l'universo poi è il comune dominatore di tutto quello che volete voi, egli è tutti i luoghi e tutti i tempi, è inquietante questo, si fa fatica a sopportarla, perché se l'universo è infinito e non c'è Dio, allora che ci stiamo a fare noi a questo mondo? Ma che ci stiamo a fare a questo mondo? Dobbiamo inventarlo per forza, Dio! Ma va bene. Ma allora, ipotizziamo che questo Dio di cui parlano le religioni, ma non dico che ci sia, ma cioè una delle prove più convincenti che Dio non esiste è il fatto che è latitante. Non si fa vedere, non si fa mai vedere, anche Osama Bin Laden non si fa vedere latitante, però c'è la documentazione fotografica su di lui, perché sino alla guerra russo-pakistana, russo-afghana, sino alla guerra russo-sovietico-afghana, Osama Bin Laden era un grande alleato degli Stati Uniti, era fotografato da tutte le parti. E sì, noi sappiamo che adesso è latitante, e il fatto è che Dio è latitante da sempre, non si è mai mostrato a nessuno. Voi dite, vabbè, ma si è mostrato, per esempio, si è mostrato a Paolo di Tarso, no, sulla strada di Damasco. E vabbè, ma mica sulla strada di Damasco non c'erano mica la troupe televisiva. Che ne sappiamo noi che ha visto Paolo di Tarso? Cioè, dico che queste presentazioni di Dio agli uomini avvengono in una maniera sospetta, non avvengono mai in una maniera ufficiale, corretta, diplomatica, dimostrabile. Si dovrebbe dimostrare al Palazzo di Vetro, all'ONU, Dio. Insomma, quando c'è la riunione plenaria
dei rappresentanti di tutte le nazioni della terra si presenta al Palazzo di Vetro all'ONU. Perché questo agire circospetto da latitante, come se si vergognasse di noi? Come se si vergognasse, cioè quasi quasi che avesse paura di noi, nel senso che ci ha fatto qualcosa di male e si vergogna a comparirci. Non si presenta. Ha voglia che i preti dicono ci vuole la fede. E vabbè, ma se tutti i padri di famiglia si comportassero come il nostro padre eterno, noi siamo le sue creature, noi padri di famiglia, quando un figlio nasce, stiamo lì, ecco, cioè, eccolo, la mamma, il papà, ci siamo qua. E questo ci ha messo al mondo e non si è fatto mai vedere. Oppure si è fatto vedere da qualche bambino, da qualche bambina, Paolo di Tarso, ma chi avrà visto mai Paolo di Tarso sulla strada di Damasco? Ripeto, non c'erano lì fotografi a documentare tutto, capito? E questo è il problema. Ci devono dire i grandi teologi perché non si fa vedere Dio. Si vergogna forse Dio? Ma chi è, forse ricercato per aver compiuto un qualche reato che si nasconde chissà dove? Perché si nasconde Dio? Fa tanta fatica a farsi vedere da noi? Sentiamo, fa tanta fatica Dio a farsi vedere da noi in maniera ufficiale? È Dio onnipotente, può fare quello che gli pare, no? Vabbè, amici, amici miei, dai, va, chiudiamo qua, chiudiamo qua. Chiari? Cari? Cari? Il vostro dovere è di trascrivere questo messaggio, cari? E poi di lavorarci sopra, capito? Mi raccomando, memorizzare fortemente il nome di questo grande astrologo contemporaneo, capito? Che ha detto oggi quello che ha detto 400 anni fa Giordano Bruno, l'universo infinito. E solo che i giovani a me dicevano, ma lascia stare Giordano Bruno, ma mica ce l'aveva lui gli strumenti di oggi, cosa può dire Giordano Bruno? E vabbè. L'ha detto, quello che ha detto Giordano Bruno nel 1600, l'ha detto questo grande astrofisico di Taiwan, Wun Yi Xu, che ha gli strumenti appositi, l'universo è infinito. Va bene cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.